Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi siamo qui per girare il video della settimana, appunto, ed è un video dedicato ad un book tag. Sto parlando del book tag libri dalla A alla Z, quindi per ogni lettera dell'alfabeto ci sarà una domanda a cui rispondere. Vi ho portato questo libro dopo avervi portato per 2 settimane dei libri con un tono più leggero e tranquillo da leggere appunto in questi giorni un pochino difficili e oggi vi porto appunto un altro tipo di video che è leggero e che serve soltanto a passare un pochino di tempo insieme. Facciamo partire la sigla e ci vediamo subito dopo. Allora, eccoci qui e vi faccio vedere i fogli da cui ho preso il book tag e iniziamo con la primissima domanda. Un autore con la A maiuscola, quello di cui hai letto più libri. Allora, per rispondere a questa domanda, vi posto qui al lato l'immagine che ho usato su Instagram per la challenge, l'ultima challenge ideata da Degamini. Quindi, sicuramente Murakami è lo scrittore di cui ho letto più libri, è uno dei miei autori preferiti in generale, ve l'ho già detto tantissime volte, ma è anche uno di quelli che ho più presente in libreria. Ho ancora un libro da leggere che è L'Assassino del Commendatore, quindi quest'anno probabilmente più avanti lo leggerò perché ho già iniziato l'anno appunto con un altro Murakami che è Dance, Dance, Dance. Passiamo alla successiva. B. Bevo responsabilmente mentre leggo. Ok, qui sfioriamo il cliché totale, ma non ci posso fare niente. Sono una grandissima amante di tè, ne bevo litri e litri anche 3-4 volte al giorno, per cui per me è anche un sacco bello leggere i libri mentre bevo le mie tazze di tè. Fa molto Tumblr Girl, però questo è. Andiamo avanti. C. Confesso di aver letto. Allora, io non sono quel tipo di lettrice che un po' snob che pensa che bisogna leggere solo libri di alta letteratura, che tutto il resto al di sotto di un certo standard faccia schifo per definizione. Il libro è anche un oggetto di intrattenimento e non sempre ci si deve intrattenere con qualcosa di alto livello, un libro colto, ma ci si può anche mettere a leggere cose più leggerine. Certo, ovviamente ci sono delle differenze fra delle cose leggerine e delle cose orribili, però diciamo che in questo caso, questa fa parte della categoria orribile. Sto parlando di 50 sfumature di grigio. Ebbene sì, io l'ho letto per curiosità, non perché mi interessasse, ma quando si è scatenato il dibattito a seguito dell'uscita, ho voluto verificare di persona perché avesse generato così tanto interesse, sia in negativo che in positivo. Rimango dell'idea che non capisco tutto il successo perché appunto è una fanfiction leggermente scritta in maniera più decente e che le ha fruttato milioni e milioni di euro a questa grandissima scrittrice, però ovviamente è un'emerita stronzata e anche lì riparte proprio il cliché della ragazza che non si sa reggere in piedi. Non so perché siamo tutti appassionati di questo tipo di letteratura dove le donne e le ragazzine, perché comunque fa parte anche del filone dedicate ai più giovani, non si sanno reggere in piedi, non si sa perché, ma è così, succede. Andiamo avanti. D. Dovrei smettere di. Ovviamente questa risposta standard per qualsiasi lettore di un certo livello, ossia dovrei smettere di comprare libri, perché ne ho tantissimi in casa da leggere, quindi è sicuramente giunto il momento di prima smaltire e poi comprarne nuovi. Devo smettere di comprare, devo dire che però in realtà quest'anno lo sto facendo, non ho comprato nessun libro da inizio anno e per me è davvero tanto perché stiamo andando verso la fine di marzo, quindi cioè, insomma, parliamo di cioè, un certo periodo di tempo, ma ho deciso che quest'anno dovevo appunto smaltire prima quello che avevo perché ho tipo una cinquantina di libri e una cinquantina di libri vanno prima smaltiti, prima di passare a qualsiasi altra cosa. Però mi sono data come termine finale maggio, da maggio in poi forse posso ricominciare a comprare qualcosa. Andiamo avanti. E i reader o cartaceo? Allora, questa è la domanda che scatena gli animi e le polemiche, sempre puntuale. Perché? Perché ovviamente c'è un pochino il mito del cartaceo, perché insomma il libro di carta è sicuramente 10 volte migliore rispetto a un supporto tecnologico come appunto di reader. Io vi devo dire, probabilmente preferisco sempre, preferirò sempre il cartaceo, però come sapete leggo tantissimo anche sul Kindle perché per me è l'esempio lampante di che cos'è la comodità, per me è uno strumento utilissimo perché io leggo anche quando ci sono quei 5 minuti di pausa dal lavoro, leggo magari quando usavo i mezzi per muovermi a Roma quando andavo all'università e quando poi tornavo a casa con il treno.
me avere l'ebook è fondamentale perché appunto posso portarle in giro. Non sono di quelli che, oh mio Dio, se non sento l'odore della carta impazzisce e quindi qualsiasi supporto tecnologico è aberrante, però ovviamente preferisco il cartaceo. Sicuramente se ho un autore che mi piace tantissimo e qualcosa che mi ispira davvero tanto, preferisco averlo in cartaceo, per il resto leggo benissimo anche in ebook. Passiamo avanti. F. Fangirl impenitente di. Beh, qui non posso scappare, mi dispiace, ma questo è. Ovviamente sono una fangirl totale di Harry Potter. Vi giuro che in questi giorni lo sto anche rileggendo perché Harry Potter per me è una sorta di coperta di Linus. Quindi quando ci sono quei momenti, come appunto questo qua della quarantena, che è abbastanza particolare e pesante, devo dirvi che io faccio ricorso sicuramente ai libri della saga della Rowling perché per me è proprio tornare a casa. È una frase banale, lo dicono tutti, ma per me dà proprio quella sensazione di calore, è qualcosa che mi serve per tranquillizzarmi e stare meglio in queste situazioni un pochino più difficili. Andiamo avanti. G, genere preferito e genere di solito non leggi. Allora, il mio genere preferito è in realtà la narrativa generale, perché appunto spazia in ogni dove, a me non piace proprio un genere preciso, ma forse vi direi che una delle mie cose preferite sono le saghe familiari. Perché? Perché le saghe familiari hanno, secondo me, una profondità davvero alta, perché raccontano qualcosa del nostro quotidiano, qualcosa che è vicino a noi. E quindi è un po' così, nel senso che comunque magari tendiamo a snobbare quello che succede da vicino e vogliamo sempre leggere qualcosa che ci faccia spaziare con la mente di questo. Chissà quanto, ma c'è anche del grandissimo potenziale il nostro quotidiano, per cui la saga familiare secondo me è uno dei migliori. Il genere che assolutamente non mi piace, ve l'ho detto già decine e decine di volte, sono i thriller e i gialli. Non mi appassionano per niente. Magari se ne vedo sotto forma di serie TV mi appassiona tantissimo, ma come oggetto libro per me sono assolutamente uno. Passiamo avanti. H. Ho attesa a lungo per. Allora, vi direi che cambiamo leggermente questa domanda e la cosa è: sto attendendo ancora a lungo prima di finire di completare la bibliografia di Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, come sapete, è il mio scrittore preferito, ma è anche uno scrittore che è poco prolifico, quindi ci sono pochi libri suoi e a me ne sono rimasti ancora due per completare la sua bibliografia e considerando appunto il fatto che comunque è uno scrittore che scrive poco, me li tengo da parte ancora per qualche tempo, perché poi dopo questi rimarrò senza niente e questa cosa non mi piace. Andiamo avanti. In lettura al momento. Allora, sto leggendo quattro testi in questo momento, due riletture e due nuove letture. Le due riletture, una è Harry Potter, come vi ho detto prima, l'altra è quella dell'amica geniale, perché ho rivisto la serie, ovviamente, che mi è piaciuta tantissimo. E mi ha ricordato che Storia del nuovo cognome è uno dei miei libri preferiti, quindi assolutamente ho avuto questa esigenza di recuperare tutto, che non so se è una buona scelta in questo momento perché è un testo che ti spezza dentro, cioè sono quattro testi che ti spezzano dentro, però sono scritti veramente benissimo, adoro tutto. Le due nuove letture sono uno, Memoria di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir, che mi sta piacendo anche se ho letto poco, ne ho letto quasi una cinquantina di pagine, e è davvero eccezionale, è una narratrice eccezionale da Beauvoir, davvero non so cos'altro dire. E l'altro è La memoria di Babel, che è uno dei volumi che compongono la saga dell'Attraverso specchi. Sto leggendo quello, mi sta piaciucchiando, sto aspettando ancora che le cose evolvano perché siamo in un punto morto. Ho letto tipo, lo sto leggendo sul Kindle e sono tipo al 34%, roba del genere, quindi siamo ancora alla parte iniziale. Andiamo avanti. È il luogo preferito per leggere. Allora, io leggo un pochino dappertutto, devo dirvi. Non mi faccio problemi, come vi dicevo appunto, basta che ho quei 5 minuti di libri, io devo usarli per leggere. E assolutamente, diciamo che però la mia comfort zone è sicuramente quella di leggere a letto, prima di andare a dormire, perché leggo sempre un paio di pagine, anche solo un paio di pagine appunto, prima di addormentarmi. Per me è importantissimo, mi fa andare a dormire in pace con me stessa. Miglior prequel di sempre. Qui non ho una risposta perché non ne leggo. Andiamo avanti. Non vorrei mai leggere, quindi lettera N. Allora, qui vi direi che non vorrei mai leggere libri con una scrittura sciatta. Per me la scrittura è essenziale. Se la scrittura è di altissimo livello, per me la trama conta molto, molto, molto poco. Io ho bisogno di un tipo di scrittura che mi appassioni. Se questa cosa succede, per me puoi scrivere, ad esempio, anche la lista della spesa.
per dirvi, Roth e Cormac McCarthy, per quanto mi riguarda, potrebbero anche scrivermi la lista della spesa, io apprezzerei al 150%. Davvero. Passiamo oltre. Lettera O, Once More, un libro che hai letto tante volte, ma che leggeresti ancora. Anche qui vi rispondo con Harry Potter perché lo faccio da sempre e continuo a farlo e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse tanto bello. Beh, ci sono parecchi testi su cui non avrei scommesso un centesimo, ma quello su proprio che non avrei scommesso veramente neanche metà di un centesimo è Via col vento di Margaret Mitchell. Io non amo tantissimo i libri che hanno come protagonisti l'intreccio amoroso. Per me è una cosa che non mi appassiona. Meno si parla di amore, più c'è drama e per me meglio è. Ma questo libro mi ha lasciato davvero spiazzata, nonostante il fatto che non si riesce a non odiare Rossella Ora per tutta la durata del libro. E vi assicuro che essendo un libro molto lungo, andiamo verso le 1000 pagine se non erro, vi capiterà molte volte di voler lanciare il libro e dare una testata in faccia a Rossella Ora, perché no, assolutamente. Però in realtà la storia è veramente molto molto bella, il racconto della guerra civile, di come cambiano le cose, di come si reagisce a dopo, la figura di Rhett, adoro. È veramente un libro su cui non ho scommesso niente e che mi è piaciuto tantissimo. Passiamo avanti. Q, questioni irrisolte, un libro che non sei riuscita a finire. Ok, ci sarebbero tanti esempi perché devo dirvi che prima mi costringeva a finire qualsiasi cosa iniziassi, anche se non mi stava piacendo. Adesso è da un paio di anni che invece tronco subito. Se vedo che quel testo non mi sta piacendo, al massimo lo rimetto nella libreria fra i libri che devo ancora leggere e gli do una seconda chance più avanti. Ma se anche questa seconda chance fallisce, io lascio. È successo questo ad esempio con il ciclo delle fondazioni di Asimov. Lo so che è un caposaldo della letteratura mondiale, ma forse è un problema mio con la fantascienza, quindi probabilmente è questo il mio discrimine e vi riparlo di questo libro. Prossimi libri. Rimpianti letterari, lettera R. Serie interrotte o libri perduti che non potete finire di leggere. Beh, qua ve lo dico con un'aria abbastanza rassegnata, ma direi Il Trono di Spade, perché sto aspettando di leggere un nuovo libro da non so ormai quanti anni. Mi immagino quel povero Cristo che ha iniziato a leggere la saga negli anni 90 e che sta ancora aspettando, e probabilmente nel frattempo avrà avuto una vita fatta di matrimoni, divorzi, figli, nipoti, e anche forse è diventato anche bisnonno nel frattempo, ma George Martin non sgancia questo nuovo testo. Ha letto che state scrivendo proprio perché è in quarantena, quindi la quarantena gli serve anche per recuperare, perché io so da interviste che fece qualche tempo fa che lui ha bisogno proprio di isolarsi completamente per scrivere. Quindi speriamo che almeno qualcosa di positivo questa quarantena l'abbia portata a termine. Magari effettivamente potremo vedere prima di un po' più prima di come avrebbe dovuto essere il penultimo testo. Prossima domanda. Serie iniziate e mai finite. Allora, qui sicuramente mi è venuta in mente una saga fantasy in cui il primo volume mi era piaciuto tantissimo, che però non ho mai continuato, non so dirvi perché. Sto parlando della Torre Nera di Stephen King. Sicuramente però devo recuperare gli altri testi, più avanti nell'anno lo farò e continuerò, perché sicuramente è uno dei capisaldi del fantasy, ne parlano tutti benissimo. L'altra saga fantasy che devo assolutamente continuare è di Steve Erickson, che il libro dei Marazzan decaduti, mi pare. Comunque, la saga dei Marazzan, di cui ho letto il primo volume, che mi è piaciuto tanto, ma che richiede un grado di concentrazione elevatissimo e forse è poco adatta al momento, perché anch'io non riesco tanto a concentrarmi sulla lettura, anche se vi ho detto che sto leggendo più libri, ma li leggo molto a rilento, quindi non è assolutamente il caso, perché purtroppo ha un arco temporale enorme, essendo una raccolta di testi che raccontano la decaduta di questo universo, ma è un universo un sacco complesso con migliaia e migliaia e migliaia, e non sto scherzando, di personaggi, di razze e di cose nuove che vengono introdotte in ogni volume, quindi sicuramente ci vuole un livello di concentrazione che non so se quest'anno riuscirò a avere. Andiamo avanti. Tre dei tuoi antagonisti preferiti. Allora, al primo posto sicuramente c'è il personaggio che adesso vi andrò a nominare e che vi farà odiare la mia persona, perché tutte le persone appunto che vengono a sapere questa mia preferenza per questo personaggio mi odiano perché non capiscono, non se ne fanno una ragione. Sto parlando di Ito Corto del Trono di Spade. Mi dispiace, io lo amo follemente, lo so che amo una figura creepy nel vero senso della parola, forse è la figura che riassume meglio il concetto di creepy. Però per me è il top, non lo so, io lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro nonostante tutto.
La seconda antagonista che a me piace tantissimo è Amy Dunn de L'amore bugiardo. L'adoro perché ovviamente è quel tipo di antagonista che cerca di in qualche modo intortare il lettore con tutte le lettere del diario che lascia all'inizio, quindi vi fanno protendere verso di lei, ma ci sono dei colpi di scena di cui non vi dico niente, che poi ovviamente cambieranno la situazione. Adoro, l'ho adorata. Il terzo antagonista che sì, possiamo far entrare in questa categoria è Taylor Darden di Fight Club. Tyler è il mio top, cioè veramente. Poi il film ovviamente è un'altra perla rara, con Brad Pitt nei panni suoi, quindi come non amarlo. Penso che Brad Pitt sia stato figo in quel modo solo in pochissimi altri film. Però ovviamente Fight Club è uno dei miei libri preferiti e Palanio, che è uno dei miei autori del cuore. Andiamo avanti. Un appuntamento con un personaggio di fantasia. Beh, il canale si chiama R. Dantes, quindi perché non nominare il top del top, ossia Edmond Dantes? Perché io adoro follemente il suo personaggio, adoro follemente il Conte di Montecristo. Per me è proprio. Cioè, dai, quanto sarebbe epocale avere un appuntamento a cena con Edmond Dantes? Cioè, il top. Penultima domanda, B. Vorrei non aver letto. Beh, ce ne sono tanti, ma direi che vorrei non aver letto l'ultima produzione letteraria di Alessandro Baricco, quindi gli ultimi libri, quelli degli anni più o meno 2000. Perché se la produzione di Baricco, la principale, quindi Oceano Mare, Castelli di Rabbia, Seta, per me sta qui, nonostante che se ne dica proprio. Ma il resto proprio no, ultimamente si vede proprio una stanchezza nelle storie, nella scrittura che comincia a pesare secondo me. Anche se ovviamente ci sono dei piccoli, ogni tanto c'è qualche hint di ritrovata verve letteraria, però non c'è più un libro che mi abbia appassionato in quel modo. Ultima domanda, Zeta, Zanna avvelenata, quel finale che proprio non vi è andato giù. Non ho particolari libri che in questo senso posso nominarvi. Vi citerei Harry Potter per il semplice fatto che non mi è mai piaciuto un pochino troppo il finale, l'ho trovato sempre un pochino troppo buono. Soprattutto non mi è mai piaciuto che Harry e Ginny si mettessero insieme e contribuissero a creare nuova prole che ha 800 nomi diversi, quella l'ho trovata sempre una scelta un po' così, ma gli si perdono tutti Harry Potter. Bene, per oggi il tag è finito qui. Spero di esservi stata un pochino di compagnia. Ovviamente non posso dirvi altro che cercare di tenere duro perché appunto la quarantena ancora si dovrà prolungare per un bel po'. Speriamo che finisca più in fretta possibile. Nel frattempo cercate appunto di resistere in qualche modo, lo stiamo facendo tutti, nonostante la situazione sia veramente brutta, non solo per il fatto di stare chiusi in casa, ma di tutto quello che sta succedendo, perché purtroppo. Sentiamo cattive notizie ogni giorno, ma dobbiamo tenere duro, rispettare quello che ci hanno detto di rispettare, le nuove regole e sperare che questa cosa si risolva il più in fretta possibile. Ovviamente mi ritrovate qui settimana prossima con un nuovo video sempre leggeri come questi, cerco di farvi compagnia in maniera positiva e quindi vi do un grosso abbraccio, ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!